Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. E dunque, cos'è l'obiettivo della creazione? È la rivelazione divina. Quando ci sarà la rivelazione divina completa con una dimora, che questo mondo diventerà una dimora per Dio al 100%, nell'era messianica, che allora sarà rivelato tutto l'onore di Dio e l'impurità sarà eliminata dalla terra. Da cosa dipende l'era messianica? Dipende dalle nostre azioni. Dipende da quanta divinità noi facciamo rivelare nel mondo, quanta materia, anima animale, anima vitale usiamo per servire Dio. Quando noi useremo tutta l'anima vitale per servire Dio, con che l'anima a sua disò 248 organi, che sono paralleli ai 248 organi del corpo, perché noi usiamo tutti gli organi del nostro corpo materiale, tutti gli organi della nostra anima per servire Dio, e eliminiamo l'impurità da essa. Osservando, come si fa a eliminare l'impurità dall'anima animale? Osservando i 365 comandamenti negativi, che sono paralleli a 365 vasi sanguigni, e evitare che questi vasi sanguigni prendano vitalità dalle dalle tre clipot totalmente impure, che allora l'anima si potrà più elevare e annullarsi a Dio, come abbiamo parlato precedentemente. E dunque, la venuta di Mashiach, cosa dipende? Dipende dalle nostre azioni. Dalle nostre azioni, non quelle più elevate, più spirituali, ma proprio quelle più materiali, che si occupano del nostro corpo, della nostra materia, della nostra anima animale. Shalom a tutti.